I Chicago White Sox sono una squadra a perdere in questa MLB, una cozzaglia di giocatori senza né arte né parte che provano a vincere qualche partita. Ci provano in questo caso al Globe Life Field di Arlington, Texas, contro quelli che hanno vinto il titolo nel 2023, al secolo, i Texas Rangers. Il nostro scopo in questa prima stagione, come abbiamo visto, è chiamare qualche giovane dalle minors, prendere qualche giocatore esperto e provare a creare delle fondamenta per far sì che questi White Sox siano una squadra presentabile, e in questo contesto lo siamo. 3-1 per noi contro i Texas Rangers a Dallas, quindi un campo assolutamente ostico. In battuta c'è Corey Seager, uno dei giocatori più rappresentativi di questi Texas Rangers, che impatta questa palla di Johnny Brebbia lunga e profonda a destra e la sbatte fuori per un clamoroso walk of homer che ribalta completamente la situazione. E figurati se non c'era il twist finale per i Chicago White Sox, che incredibilmente erano in vantaggio, ma con un lancio sbagliato di Johnny Brebbia, con un out e due uomini in base, regala il fuoricampo walk off a Corey Seager, che festeggia insieme ai suoi Texas Rangers una vittoria con un semplice giro di mazza, da 3-1 sotto a 4-3 sopra per la formazione di Dallas. Giro di mazza impattato benissimo da parte di Corey Seager, che ringrazia il lancio sbagliato di Johnny Brebbia. Tanti saluti e baci. 4-3 per i Rangers, che con un singolo giro di mazza fanno regalare una doccia gelatissima, come vediamo dal momentum della partita, a questi White Sox, che appunto già non sono una squadra in sé per sé. Ci si mette anche la sfiga ogni tanto, ma insomma si sa, quando piove grandina. In tutto ciò però le trade continuano ad arrivare nel gioco. Siamo sostanzialmente al 31 luglio 2024, ultimo giorno di mercato, e qualche giocatore interessante c'è. Lane Thomas è a disposizione, un 83 di over addirittura, e verrebbe via poco, perché in cambio daremmo due prospetti che francamente non ce ne potremmo fare nulla, siccome questa sfida sarà su due stagioni. L'altro giocatore interessante è Jock Peterson, che è un giocatore affermato, insieme anche a Harrison Bader, che però ci priverebbe di giocatori MLB. Il nuovo acquisto Heston Kjerstad e Kevin Pillar, che è un grande veterano, peraltro ex Met. Però noi in questo momento dobbiamo puntare a giocatori forti, quindi puntiamo all'overall, puntiamo a Lane Thomas, che dai Washington Nationals, anche se in realtà ha giocato ai Cleveland Guardians, arriva ai Chicago White Sox, e questo è il suo esordio in una partita in casa, in una sfida all'interno della American League Central con i Kansas City Royals. Eccolo qui Lane Thomas, che nella vita reale ha fatto il protagonista con i Cleveland Guardians nei playoff, e qui dovrà essere uno dei pilastri dei nuovi Chicago White Sox del futuro. Queste le statistiche: 238 di media battuta, 11 home run e 45 RBI, di certo prestazioni di livello e molto interessanti al cospetto di questi Chicago White Sox, che hanno un grosso problema su tutte le parti del gioco, sia in attacco sia soprattutto sul monte di lancio. E questo è il primo turno in battuta di Lane Thomas, che batte il numero 6 in una partita che Kansas City sta vincendo 11-0. Per chi non avesse capito bene, 11-0, ma Lane Thomas decide di iscriversi al tabellino della partita con un singolo in campo opposto. Al primo giro di mazza su Bubic arriva il primo singolo e la prima vaida in maglia White Sox. White Sox comunque creano basi piene, 0 out, battute in diamante di Paul DeJong, che però Kansas City gira con un doppio gioco che si completa. Arriva comunque il punto dell'11-1, meno 10 per questa incredibile rimonta. Paul DeJong poteva fare però decisamente di meglio. Vedremo se Martin Maldonado riuscirà a emulare DeJong o a migliorare e portare a casa il punto dell'11-2. La risposta è, per l'amor di Dio, assolutamente no. Ci pensa Winnie Pasquantino per il terzo e ultimo out della ripresa. Punteggio che poi andrà a stabilizzarsi sull'11-4. Lo stesso Lane Thomas ha un'occasione per portare punti a casa, ma non sarà così. Volata al centro, presa al volo facilmente da Kyle Isbell. Ball game al Granite Trade Field di Chicago, Illinois. I Kansas City Royals stravincono 11-4, nonostante abbiano fatto due valide in meno, ma appunto tutto nella norma. Se appunto sono venute in soccorso anche le trade per questi White Sox, è importante anche sfruttare un'altra funzione, ovvero chiamare gente dalle leghe minori. L'abbiamo fatto nello scorso episodio con Shane Drohan, lo facciamo adesso con un altro catcher, il veterano Max Stassi, che in modo inspiegabile è il catcher più forte che abbiamo e gioca in triplo A, a differenza di Corey Lee e Martin Maldonado, in una partita che qui intanto vediamo all'Oakland Coliseum contro due squadre che potremmo definire tranquillamente con quello che resta. 39 vittorie per i White Sox, 40 per Oakland, sostanzialmente è Scapoli contro Ammogliati. E Max Stassi, in questo primo turno di battuta in MLB, decide di presentarsi così
fuori campo per il super catcher veterano della MLB, Max Stassi. Si presenta così ai Chicago White Sox. Bastava richiamarlo prima, evidentemente. Primo fuori campo dell'anno, al primo giro di battuta. Clamoroso colpo di scena, mi verrebbe da dire. I White Sox sono sul tabellone per primi. Max Stassi, l'eroe che non ti aspetti. Vedete che richiamarlo aveva fatto di certo un grande effetto. Il lancio ha impattato benissimo, è in mezzo al piatto. Stassi ringrazia e sbatte fuori questa palla oltre le recinzioni dell'Oakland Coliseum. White Sox in vantaggio in questa partita che non ha nulla da chiedere tra una squadra, noi che siamo scapestrata, e un'altra che lo è al nostro livello, in realtà è un po' meglio, che è Oakland, che peraltro dall'anno prossimo non sarà più Oakland, bensì a Sacramento per 3 anni. Altro turno di Max Stassi, intanto con una rimbalzata che viene presa dal seconda base in un modo che nemmeno lui sa come, e arriva un out in modo abbastanza casuale, mi verrebbe da dire. Poteva essere 2-2, ma il giocatore qui in contatto degli Oakland Athletics ha fatto un numero da circo che rivediamo. Diving catch pazzesca di un giocatore che penso manco lui sappia che esiste. Fatto sta che è prima eliminazione per Stassi in una partita che anche qui, tanto per cambiare, i White Sox perderanno di un singolo punto. 4-3 per gli Oakland Athletics. Stassi conclude la sua prestazione offensiva alzando un pop. Shea Langeliers la prende al volo. Oh, game all'Oakland Coliseum, vince Oakland per 4-3. A questo punto anche Oakland ha fatto più valide di noi, segno che questa stagione per i White Sox è andata a sud. E con le immagini trasferiamo in California in un tour che prosegue per i White Sox, una partita all'Oracle Park contro i San Francisco Giants. Basi piene, un out, parte bassa del settimo, arriva una battuta da parte di Tyro Estrada che cade in territorio valido. Corrono i giocatori dei Giants per segnare i punti del 4-2 e del 5-2. Con un lancio sbagliato da parte di Steven Wilson, uno dei nostri lanciatori peggiori, va detto, che ha una media ERA di 10 e rotti, ma si fa necessità virtù. E quel Mastassi invece di qui sopra viene chiamato in causa nella parte alta del nono come pinch hitter e risponde presente. Battuta profonda a sinistra, manca la presa, l'esterno dei Giants. Di fatto è un doppio per Max Stassi, che si mette in base come lead off. La chiamata dalla panchina in questo caso funziona. Doppio per il super veterano, primo in stagione per Max Stassi. L'inning prosegue, corridori agli angoli, sempre zero out. Nicky Lopez impatta questa palla oltre gli interni, un singolo. Chicago segna il punto del 3-5. Attenzione, che inspiegabilmente non lo stiamo buttando via come al solito, ma proviamo addirittura a imbastire una rimonta. Singolo per il giocatore della nazionale italiana, Nicky Lopez. 5-3 per i Giants, che adesso devono affrontare Andrew Vaughn, che la impatta. Attenzione, palla lunga e profonda, palla che cade nel buco tra centro e destra. Corrono i White Sox sulle basi, entro il punto del 4-5. C'è una doppia corsa, è andato sulle basi, scellerata però. Nicky Lopez ha provato ad approfittare della trappola di Andrew Vaughn, ma la difesa dei Giants è riuscita a eliminare Nicky Lopez al netto di un gioco sulle basi del gioco vergognoso, perché i comandi sono arrivati un po' in ritardo come meccanica. Ma fatto sta che entra un punto, ne potevano entrare due probabilmente. Attenzione che questa giocata non possa compromettere questa rimonta dei White Sox, che dunque si ritrovano con due out e solo un corridore in seconda. Lancio e impatto però di Moncada, che passa oltre gli interni. Attenzione, perché corrono ancora i White Sox. Pareggio all'Oracle Park, 5 pari. Non serve il recupero del ricevitore dei Giants, Johan Moncada, con il singolo del pareggio. E i Giants dovranno andare addirittura al supplementare, perché Dylan Lee, il nostro miglior lanciatore arrivato in corso di stagione, tiene fermo il punteggio. Si andrà agli inning supplementari, che sono stati sempre deleteri per questi White Sox. Vedremo cosa capiterà in questa occasione. Due uomini in base. Paul DeJong impatta questa palla oltre gli interni ed è valida nell'angolo morto a sinistra. Girano i White Sox per segnare i punti del 6-5 sicuro. Attenzione che arriva anche il punto del 7-5. È un doppio per Paul DeJong. I White Sox erano sotto 5-2 nella parte alta del nono e inspiegabilmente, con un rally di attacco pazzesco, sono sopra 7-5 nel moto d'orgoglio di questa squadra, che ancora non possiamo chiamare tale, ma comunque qualcosa sta facendo vedere. E adesso deve portare a casa una vittoria insperata, e ci prova con Johnny Brebbia, che è stato l'antieroe della vita con i Texas Rangers, col walk-off di Seager. E qui però subisce una valida importante di Wilmer Flores. È un doppio per il numero 41, 7-6.
Attenzione che i Giants provano a rispondere con una clamorosa controrimonta. 17esimo doppia stagione per Wilmer Flores. Due out, uomo in seconda. Jorge Soler in battuta, lancio di Brebbia, chiamato strike, è strike out. I White Sox portano a casa una partita clamorosa, erano sotto 5-2 nella parte alta del nono, vincono 7-6 al decimo, e questa cosa manderà in estasi i White Sox, logicamente con un mega boost di fiducia e inerzia positiva in una partita che si è giocata ad agosto. E piccolo spoiler, questa partita era anche l'ultima di questa prima stagione della Zero to Hero Challenge, perché nonostante vediamo qui la serie di vittorie, i White Sox purtroppo saranno matematicamente eliminati, come è giusto che fosse, da questi playoff, lo saranno indicativamente a inizio settembre, e la modalità che qui vediamo appunto che ci certifica eliminati simulerà tutte le partite da qui alla fine della stagione. Di conseguenza dal prossimo episodio saremo in free agency, saremo all'interno della seconda stagione di questa Zero to Hero Challenge. Basterà adesso sapere semplicemente quale sarà stato il record di questa prima stagione, dove abbiamo puntellato qualche reparto importante come il Montrilievi con l'acquisto di Dinan Lee, abbiamo chiamato un grande ricevitore esperto come Max Tassi, e tutto sommato 63 vittorie nel 2024 non è un bruttissimo andare, perché nella realtà sappiamo che i White Sox ne hanno fatte 41 di vittorie, quindi abbiamo già fatto un più 22 rispetto alla vita reale. Quindi attenzione che nella stagione successiva, puntellando il giusto, chi lo sa, magari potremmo avere una rebuilding un po' più interessante, un po' come i Colorado Rockies da questa stagione. Abbiamo avuto giudizio B oltre le aspettative in questa prima stagione, adesso ci sarà da vedere cosa capiterà nella seconda episodio, che uscirà logicamente mercoledì prossimo. Quindi vi aspetto sempre alle 19 con la nuova puntata della Zero to Hero Challenge. Il saluto da parte di Matteo Torgard, ci vediamo a un prossimo video.